Buongiorno Leandro Maggi, lo vedo in diretta, siamo con Sebastiano Bruschi che è naturalmente uno dei responsabili per gli operatori del turismo qua a Porto Tolle. Sì, per gli operatori del turismo dell'area di Porto Tolle e comunque facciamo squadra con una destinazione turistica che si sta creando su tutta l'area del Delta del Po. Ecco, io ho seguito pochi giorni fa un incontro con Chioggia, con Rosolina e con Porto Tolle. Rosolina sottolineava il fatto che più di 1 milione di presenze e che gli ha permesso anche di entrare nel G20 del turismo. Chioggia, conosciamo le peculiarità. Riuscite a fare squadra con queste due realtà? Perché poi dopo a parole fanno squadra, fate squadra, però forse c'è un po' di egoismo giustamente tra loro e voi, o sbaglio? Ma egoismo forse è un modo piccolo, no, di pensare, perché comunque il turismo si sta un po' trasformando, la regione stessa ci sta aiutando, ci sta dando dei segnali, dei materiali per poter riuscire a creare delle aggregazioni appunto per questa destinazione turistica. E poi è vero, cioè ognuno di noi ha peculiarità diverse, cioè noi non possiamo pensare Porto Tolle come Chioggia o come Rosolina Mare, anche da un punto di vista delle infrastrutture. Diciamo molto attente le analisi del professor Feltrin, dove appunto faceva notare la mancanza di questa romea commerciale che ne parlava mio papà nel 1970, quindi queste problematiche di infrastrutture pesano, diciamo, su tutto quello che è il comparto del nord del Veneto. Quindi la politica, come appunto il professor Feltrin segnalava, dovrebbe fare squadra per riuscire a creare diciamo, e a migliorare questa viabilità. Sottolineava specialmente il responsabile di Chioggia, l'assessore di Chioggia. Vorremmo fare un pacchetto unico dove abbiamo la storia da una parte, Chioggia e Rosolina e il Delta, la parte naturalistica. Però Porto Tolle sta affrontando questa sfida, nel senso che piste ciclabili, al di là dell'accoglienza che sta aumentando moltissimo, tra l'altro non solo nel comprensorio di Porto Tolle, ma anche tutta la zona dell'isola di Ariano, Porto Vire, eccetera, tanti bed and breakfast, pochi alberghi, se vogliamo un pochino sottolineare anche un po' la parte critica. Però secondo lei siete all'anno zero oppure siete a buon punto per dare un'offerta? Diciamo che sempre di più si sta creando una consapevolezza, e la consapevolezza è una cosa importante. Tecnicamente Porto Tolle, sì, mancano gli alberghi, però è un territorio fragile, non è che si possa costruire in maniera indiscriminata, quindi Porto Tolle ha delle necessità diverse rispetto a Chioggia, Rosolina. Porto Tolle ha bisogno di consapevolezza, la consapevolezza per una crescita turistica su Porto Tolle può arrivare dalle associazioni di categoria, e qui mi riferisco a agricoltura e pesca, che anche loro sempre di più, insieme, diciamo, a delle azioni che vengono fatte dalla regione, stanno investendo per creare accoglienza turistica. Questo permetterà o può permettere una crescita, diciamo, non troppo invasiva su un territorio fragile che va salvaguardato. Quindi tre tipologie di turismo diverso che però possono coesistere assieme, si possono creare delle sinergie importanti e creare un turismo rotativo che possa essere un turismo anche tutto l'anno, non dei 4 mesi o dei 6 mesi, diciamo, legati alla balneazione. Il sindaco parlava di visione. E la sua visione tra qua 10 anni per Porto Tolle per quanto riguarda il turismo? Ma sicuramente positiva. Positiva perché comunque Porto Tolle è un'area di interesse naturalistico molto importante, la gente ha sempre più bisogno di respirare, di rilassarsi, visto anche le dinamiche lavorative che ormai esistono e la frenesia che esistono nelle città, quindi Porto Tolle potrebbe essere un perno attorno il quale creare e far girare un'attività turistica importante nei prossimi 10 anni.